Presidente Sebastiani, domenica arriva il Milan, una grande partita, stadio pieno, il cassiere biancazzurro sarà sicuramente soddisfatto. A proposito di biglietti, avete avuto richieste da tutta Italia, in pochi potranno però vedere questa partita. Purtroppo la capienza dello stadio è quello che è, abbiamo tanti tifosi abbonati, per fortuna quelli che ci seguono sempre non hanno problemi nel vedere la partita, e poi è chiaro che quando arrivano le grandi squadre arrivano i tifosi da tutte le parti. Dispiace, perché ad avere uno stadio più capiente sarebbe stato ancora un spettacolo maggiore, però quelli sono i posti, quindi quelli abbiamo potuto vendere. All'andata il Pescara a San Siro giocò una grande gara, fu beffato da una punizione di Bonaventura. Basterebbe forse rivedere quel Pescara per essere soddisfatti? Ma l'andata, io penso che, non voglio spingermi oltre, ma se c'era una squadra che doveva vincere, certamente forse quello era il Pescara, perché abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo preso un gol così balordo, ne abbiamo segnato uno che a mio avviso era, a parti invertite, sarebbe stato regolare, però insomma stai giocando sempre nel tempio del calcio e contro il Milan. Oggi sicuramente sarebbe già sufficiente ripetere quella prova, però il Pescara io penso che farà la sua partita come ha sempre fatta. Poi è chiaro che noi non siamo capaci di giocare in maniera diversa, ancora di più oggi che c'è questo allenatore, ma anche prima con Massimo Oddo noi cercavamo sempre di imporre il nostro gioco. Poi è chiaro che la Serie A ha livelli importanti e quindi difficilmente riesce a ottenere risultati, però io penso che il Pescara farà la sua gara e cercherà di imporre il proprio gioco anche domenica contro il Milan. Al di là della gara col Milan, Presidente, per chiudere, voi state continuando già da tempo a lavorare per la prossima stagione, che sia Serie A o Serie B? Ma quello è un lavoro continuo, che non è che fai perché la stagione va bene o va male. Il lavoro di una società di calcio impostata come azienda calcio deve essere quella sempre, durante tutta la stagione, in ogni mese dell'anno, per cercare di portare dei ragazzi che poi possono essere in prima battuta utili per il tuo cammino e poi eventualmente per i tuoi bilanci.